Ciao e bentornati nel nostro allevamento. Con questo video chiudiamo il capitolo Bava, andando a vedere quali sono gli utilizzi che facciamo noi nella nostra azienda della nostra bava, ricavata. Prima di iniziare, ovviamente, vi invito ad iscrivervi al canale. Vedo che la maggior parte delle visualizzazioni viene effettuata da persone non iscritte al canale, per cui se volete iscrivetevi, è gratuito, non costa nulla e contribuirete a far crescere questo canale. Anche perché a breve ci saranno grosse novità per quanto riguarda il mondo dell'elicicoltura, rivolte soprattutto a chi volesse intraprendere questo tipo di attività. L'utilizzo che facciamo noi della nostra bava è quello di realizzare poi prodotti cosmetici. Abbiamo una linea nostra aziendale chiamata Eli. È una linea in cui gli effetti collaterali vengono abbattuti notevolmente, quasi del tutto, effetti collaterali di cui abbiamo già parlato nei precedenti video. La nostra linea è composta esclusivamente da soli 4 prodotti. Questo perché? Primo, la bava non può essere utilizzata in tutti i prodotti cosmetici che vogliamo. Faccio un esempio. In uno shampoo, ad esempio, non avrebbe senso la bava al suo interno perché, essendo molto acida, andrebbe a rilasciare troppa acidità sul capello e quindi comporterebbe solo problemi senza poi apportare alcunché al prodotto finale. Per cui non può essere messa dovunque come si crede e come si vuole. Ed in secondo luogo sono i 4 prodotti in cui, a nostro avviso, la bava riesce a dare il massimo del suo potenziale, soprattutto se utilizzati in maniera sinergica. Il primo cosmetico che vi mostro è il sapone moliente, il classico sapone in stick. Questo, per chi non lo sapesse, è uno dei prodotti cosmetici più green che ci sia. Il sapone stick, che io raccomando sempre di utilizzare, è un prodotto che generalmente, se ben fatto e solo con elementi naturali, è un prodotto biodegradabile fino al 98% di esso. Questo sapone, in particolare con bava di lumaca, riesce a donare una pelle tonica, levigata, ed soprattutto ha un forte potere esfoliante. È ottimo per le signore perché anche fortemente struccante. Poi troviamo la classica crema viso rigenerante 24 ore. La crema viso è il cosmetico sempre più controverso per quanto riguarda la bava di lumaca. È nella crema viso che gli effetti collaterali escono fuori maggiormente ed è il cosmetico in cui la percentuale di bava, lo ripeto ancora una volta, è fondamentale saperla dosare. In questo caso la nostra crema rigenerante da 24 ore giorno notte è una crema in cui gli effetti collaterali vengono totalmente abbattuti, per cui è un prodotto di facilissimo assorbimento, è davvero un velo e rende la pelle molto levigata, molto tonica ed è pensato e quindi realizzato per svolgere l'unico compito che una crema viso dovrebbe svolgere, cioè quello di andare a nutrire la pelle in profondità, per cui, lo ripeto, di facilissimo assorbimento e non lascia la pelle intrisa di una crema alla fine grassa, perché appunto la bava in questo frangente è gestita a dovere. Il terzo prodotto che andiamo a presentare è un siero ristrutturante intensivo, sempre ovviamente alla bava di lumaca, con percentuali abbastanza importanti di bava. È un prodotto pensato per essere utilizzato in maniera puntuale, ovvero su tutti gli inestetismi della pelle, quali macchie, cicatrici, smagliature, attaccature, contorno occhi, labbra, eccetera, eccetera, e lascia la pelle davvero setosa. Ma soprattutto è un prodotto che non occlude i pori, quindi non deve essere risciacquato e non crea quindi problemi di traspirazione alla pelle. Ed devo dire è il prodotto forse più apprezzato della linea. Infine abbiamo la Bava Gel, ovvero
siero in cui la bava è resa gelificata ed è un prodotto pensato e quindi realizzato per portare al viso il massimo dell'effetto peeling, ovvero di tiraggio e di illuminazione. È un prodotto che, al contrario del siero precedente, quando viene utilizzato va lasciato agire per una mezz'ora, tre quarti d'ora, ma poi deve essere risciacquato, perché chi non lo sa, la bava quando è fortemente concentrata deve essere poi risciacquata, altrimenti possiamo avere problemi di occlusione di pori. Per cui questo è un prodotto che fa il classico effetto maschera, molto 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 apprezzato, però deve essere utilizzato nella maniera più appropriata. Questa è la nostra linea di quattro prodotti, lo ripeto, è lì presentata brevemente. Per chi fosse più interessato, lascerò giù il link per visitare magari il nostro sito e saperne di più. Chi avesse domande, dubbi o curiosità me lo scriva nei commenti, oppure anche privatamente, sarò sempre lieto di rispondere. Spero che sia stato anche interessante questo video e ovviamente, lo ripeto un'altra volta, vi invito ad iscrivervi al canale, ci sono importanti novità in arrivo. E noi ci vediamo, come al solito, prossimamente. Ciao!